Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi nuova puntata di Ask the Millers. Penso che siamo già arrivati alla quinta puntata. Grazie mille a tutti quanti perché ho raggiunto da pochissimo, ieri o l'altro ieri, il traguardo dei 5.000 iscritti al canale, che è veramente un numerone per me e quindi grazie a tutti veramente. Per questo piccolo traguardo, per l'uomo, ma un grande traguardo per il Milliers. Per festeggiare questo traguardo, sconto sul mio corso del Pixlanting, codice sconto Milliers5K, trovi il link in descrizione. Partiamo subito con la prima domanda di Rino On Air che mi dice: "Buongiorno Luca, ho ascoltato con molta attenzione il video e ho sentito che hai sempre studiato con un maestro o in qualche scuola. Vorrei chiederti, secondo te è possibile raggiungere certi livelli con la chitarra studiando da autodidatti? Oppure ritieni sia inevitabile lo studio presso un maestro o una scuola? Grazie anticipatamente per la risposta. Buona giornata e auguri per un nuovo anno stellarissimo." Allora, Rino, diciamo così, non siamo tutti uguali, per cui ci sono persone che hanno assolutamente bisogno di una guida o un insegnante. La maggior parte dei chitarristi più bravi del passato sono fondamentalmente autodidatti, anche perché se pensiamo ai tempi, non so, di Ritchie Blackmore, dei Deep Purple, o Malmsteen, o tutti questi qua. Non è che ci fossero chissà che scuole, anche perché la musica praticamente rock l'hanno inventata loro. Conseguentemente, siccome non è così immediato traslare magari un percorso di chitarra classica in scrivere il riff di Smoke on the Water, cioè questo non c'è proprio, diciamo, questo collegamento immediato, devo dire che probabilmente questi chitarristi che ce l'hanno fatta erano comunque dei geni. Tutti i chitarristi molto bravi che ho conosciuto, che sono autodidatti, sono veramente bravissimi, ma proprio perché probabilmente hanno un talento smisurato. Ora, io non mi ritengo un talento smisurato e ho sempre avuto bisogno di un insegnante. U Negli ultimi anni, insomma, sto facendo di più per conto mio, ma devo dire che, come ho detto, lavorando magari con musicisti molto bravi, quello fa parte, diciamo, della mia formazione. Sicuramente ho visto che negli ultimi anni, almeno personalmente, la tendenza è quella di non affidarsi più troppo a un insegnante e sostituire l'insegnante fisico con YouTube. E questo, diciamo, che non è la stessa cosa, cioè io non credo che possa valere in maniera uguale. Io ricordo che quando ho cominciato a studiare non c'era YouTube, ma c'erano magari i video didattici dei chitarristi famosi, e sicuramente io studiavo tanto di quelle cose, ma andavo comunque a lezione, cioè le informazioni che reperivo da appunto i super chitarristi erano informazioni addizionali, ma il percorso che puoi fare con un insegnante che ti monitora, che vede i tuoi progressi e che sa magari che cosa è giusto per te, per il tuo sviluppo, secondo me rimane comunque ancora imbattuto. Quindi YouTube è una figata, ci sono io dentro, quindi nel senso non posso dire che sia una cosa malvagia, è una cosa secondo me bellissima, ma sono delle informazioni addizionali. Avere qualcuno che ti segue passo passo è comunque secondo me, ancora il modo migliore di imparare. A patto che questo insegnante sia comunque un insegnante bravo. Seconda domanda da Andre che mi dice: "Ciao Luca, per la prossima puntata ci puoi spiegare un rig stereo come usano i grandi nei live tipo Gilmour? Ho recentemente ho visto Scott Henderson che aveva due ampli e in uno uscivano solo gli effetti e nell'altro distorsione. Cerca di farci chiarezza, grazie da Bizet." Allora, diciamo che avere un rig stereo si può fare in tantissimi modi diversi. Oggi con la generazione, per esempio, dei modeler si può fare tutto quanto direttamente dalla pedaliera, basta uscire left e right e praticamente abbiamo un rig stereo. Tornando negli anni 90, c'è stata un po' un'esplosione dei rack, sapete, i frigoriferi altissimi, dove tantissimi chitarristi, da Steve Lukather dei Toto, per citarne uno, di Los Angeles, ma anche Landau e altri chitarristi, avevano praticamente questo
questi rack dove avevano i vari moduli, sia con i preamplificatori che finali, oppure con delle testate e poi tutta l'effettistica nel rack, e utilizzavano spesso un setup chiamato triamping, in cui il suono diretto rimaneva inalterato in un cabinet e poi altri due cabinet venivano utilizzati per il suono stereo effettato, quindi wet, chiamata anche wet, dry wet, questo tipo di configurazione. Ovviamente una configurazione molto costosa, molto pesante, perché richiede almeno un amplificatore per il suono dry e poi un amplificatore di potenza stereo per il suono wet, con tutta la parte di effettistica che una volta comunque c'erano i rack singoli, quindi magari, che ne so, valevi il delay della TC Helicon, c'era il 2290 che era una sberla così, mi pare 3 unità rack, e già solo quello pesava quasi una testata, no, beh, però comunque pesava molto, e quindi ovviamente era un setup veramente ingombrante da portare, con dei risultati che però probabilmente ad oggi sono ancora imbattuti. Il rig invece che Scott Henderson utilizza è un rig leggermente differente, molto più piccolo e smart, dove utilizza la sua testata principale, se non sbaglio la sua Sur, che fondamentalmente è una Plexi, per il suono dry, e poi utilizza il suono, va in una serie di effetti a suo piacimento, e poi va a finire, mi pare, in un Fender Deluxe, soltanto per la parte effettata. Perché questa differenziazione, no? E non suonare su un amplificatore che ha anche gli effetti dentro? Perché a detta di Scott Henderson, e diciamo che posso anche essere abbastanza d'accordo, la sto notando recentemente questa cosa, quando si suona con degli effetti si perde un po' l'immediatezza e diciamo la dinamica che si crea fra la chitarra e l'amplificatore, come se gli effetti andassero un po' ad annacquare la cosa e si perdesse un po' di immediatezza. Siccome Scott Henderson è un chitarrista che vuole sentire molto questo tipo di interazione, un chitarrista molto old school in questo senso, a detta sua, ovviamente non gli posso leggere nel pensiero, ma questo è quello che dice, opta per questa configurazione in modo tale da avere l'ambiente, ma che questa cosa non vada a rovinare, diciamo, questa sua interazione con l'ampli nudo e crudo. Terza domanda da Giova Casa, che mi dice: Stellarissimo, ciao e buon anno, cosa ne pensi di John Frusciante? Io sono molto affezionato a lui e Red Hot Chili Peppers, e grazie a lui si ho deciso di suonare e adoro la Strato. Si tratta però di un chitarrista che divide molto, c'è chi lo adora senza se e senza ma, altri che dicono che è scarso. Un mio amico che suona molto bene non lo sopporta perché sbaglia i bending nei live. Effettivamente questo è anche vero, soprattutto negli anni 90 ne sbagliava parecchi, poi è un attimo migliorato. Probabilmente se si presentasse all'MC CR resisterebbe una settimana. Sono ben consapevole dei suoi limiti, ma non mi danno alcun fastidio. E metto Frusciante tra i miei preferiti assieme a gente come Alex Kolnick, Adrian Smith, Joe Satriani e Buckethead. Allora, qua ovviamente entriamo in una discussione un pochino annosa, cioè quando si va a così giudicare i chitarristi per la tecnica, lascia un po' il tempo che trova, nel senso che comunque, come ho detto spesso nei miei video, la musica non è una gara e non è un esercizio di stile, dovrebbe essere arte. E John Frusciante è un artista incredibile, ha contribuito alla scena musicale mondiale per un sacco di anni e ha scritto insieme ai Red Hot Chili Peppers alcuni tra i brani più rappresentativi forse del rock anni 90, quindi non si può assolutamente criticare in nessun modo. Non è corretto mettere un chitarrista, non lo so, come appunto Alex Skolnick di fianco a un chitarrista come John Frusciante, perché sono due categorie completamente diverse con dei punti di forza completamente differenti. A me personalmente piace molto John Frusciante, è chiaro che magari non lo contatterei per registrare un disco Gent alla Periferi, ecco, però sicuramente in quello che fa è mondiale, super, e per me, non lo so, Scar Tissue ad esempio è uno dei brani che ancora mi emoziona come la prima volta che l'ho sentito. Quarta domanda da Luca Castrianni, che mi dice: ciao Luca, video stellarissimo come sempre, ti pongo una domanda per il prossimo Ask the Millers. Eccoci qua.
Ho notato che quando utilizzo la plettrata alternata alle alte velocità, intendo plettrando in sedicesimi dai 150 bpm in su, tendo ad appoggiare la mano destra sulle corde facendo un po' l'effetto palm muting per scandire meglio le note. Ho la sensazione di avere un controllo migliore. Non riesco a farne a meno, ma vorrei riuscire a plettrare veloce e in maniera chiara anche senza appoggiare la mano destra sulle corde. Avresti qualche consiglio da darmi in merito alla posizione corretta del polso o magari come impugnare correttamente il plettro per evitare di appoggiare la mano e ad ottenere comunque una plettrata chiara e intelligibile anche ad alte velocità? Grazie mille. Allora, Luca, qua potrebbero esserci vari aspetti da considerare. Ti consiglio di magari fare un video e di postarlo sul gruppo Facebook Pixlanting Italia, così io ti posso controllare bene e darti un giudizio su quella che è la tua posizione della mano, perché ovviamente tutti quanti noi abbiamo magari delle impostazioni che possono differire leggermente. Detto questo, se ti piace comunque il suono stoppato, non c'è motivo per non utilizzarlo, quindi non ti fare troppi problemi. Ma se comunque questa cosa ti dà noia, io il consiglio che ti do è semplicemente quello di provare a plettrare staccandoti dal ponte, ok? In questa maniera qua, cioè se io qua sto attaccato, stacco, ok? Se faccio un lick, ad esempio, non lo so, ok, come vedi qua sono praticamente staccato, spero si veda bene. Mi appoggio leggermente praticamente con queste dita per mantenere un po' di contatto con la chitarra, per non stare completamente volante, ma come vedi non ho appoggiato la mano in questo modo. Questo perché in questa maniera sto utilizzando più una rotazione del polso e meno la wrist deviation. In questo caso c'è la plettrata, diciamo, alla Paul Gilbert, questa qui è più complicata perché richiede davvero di essere appoggiati al ponte, mentre con questa, che è un pochino più lo stile di Malmsteen, ti permette di avere anche questo tipo di cosa. È una plettrata un po' più simile a quella dei chitarristi manouche, un po' alla lontana, dove stanno comunque decisamente staccati. Quindi ti consiglio di andare a guardare magari anche qualche video Gypsy Jazz per vedere come fanno loro e che impostazione hanno della mano. Comunque c'è questo tipo di angolo qua che si vede, e questo dovrebbe essere il movimento. Prova e fammi sapere. Ultima domanda da Joe75, che mi chiede: ciao, nel link alla Randy Rose dici che old style farlo in inside picking. A parte provare con l'hybrid, perché non farlo in outside picking? È da pazzi perché è intrinsecatamente più difficile, o c'è qualche altro motivo? In realtà, partendo con pennata verso il basso e non utilizzando un pull off, viene proprio in outside picking. Allora, il lick a cui fa riferimento Joe è questo. In cui ho detto chiaramente, se partiamo con la plettrata verso il basso, così, vedete che praticamente la pennata rimane sempre inside, quindi dentro. E ho consigliato di farlo in hybrid picking, quindi partendo con il dito medio in questa maniera qua. Joe mi chiede: non lo posso fare anche con la pennata esterna, quindi partendo, lui dice in giù, ma in realtà non mi viene proprio partendo in giù, dovrei partire in su, a meno che lui non voglia fare questo. Ah, ok, sì, in questa maniera si può anche fare. Si può fare così, si può fare anche così. Solo che chiaramente in questo modo, partendo con la plettrata in su, andiamo a mettere sempre l'accento forte con la plettrata in su ed è un pochino più complicato. Quindi questo sì, si può fare anche in questa maniera. Cioè, sono lì che, siccome c'è del legato in mezzo, che possono essere comunque plettrati con un pattern a piacere. Non è un grosso problema. Per cui plettra pure come preferisci, come ti viene meglio. In questo caso non ho suggerimenti particolari da dire, perché ognuno si può trovare un po' come meglio crede.
Quindi ragazzi, vi ricordo ancora una volta, per pochi giorni il corso sulla pletrata alternata con l'utilizzo del peak slanting è in sconto. Codice sconto MILIERS5K, trovi il link sotto in descrizione. Naturalmente scrivi pure un commento qui sotto con una domanda a cui cercherò di rispondere per le prossime puntate di Ask the Miliers. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e metti un like per aiutarmi a triggerare l'algoritmo di YouTube e raggiungere ancora numeri più stellarissimi di iscritti e di visualizzazioni. Anche per oggi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!